Buonasera da Ultima TV, irrompiamo nelle vostre case, in quelle dei tifosi rossazzurri, per come dire, rompere la monotonia delle vostre feste natalizie, e lo facciamo con speciale backstage Piacere Calcio Catania. Naturalmente lo facciamo con i protagonisti, a cominciare alla mia destra, che sarebbe la destra del padre, da Gino Astorina, che è come dire il godfather del sarcasmo catanese, della liscia, no? È una brutta parola, godfather, oppure una la devo prendere come un nonno, non lo so, ah. Lo facciamo zio. No, mi piace. Il nonno mi piace. Grazie per averci invitato. È difficile trovare degli errori nella trasmissione che si è fatta, perché... Ma io quello non l'ho detto, che tu avremmo parlato degli errori. Perché tu hai detto stiamo rompendo. Ma per rompere la monotonia del Natale dei tifosi del Catania, no? Perché sono sempre partite, a un certo punto qualcosa di... più simpatico si deve vedere. Secondo me siete la squadra più forte che il Catania Schieri, con tutto il rispetto per la rosa del Catania, lo dico apertamente da tifoso, e quindi rompo completamente. E Pinocchio fino a un attimo fa, allora il vero backstage del backstage ve lo racconto io. Lui fino adesso a... fino... no, fa adesso, perché lui ha detto: ah ragazzi, siete qui, non lo dovete prendere a male, siccome noi manco un'ora di programmazione, che fai, potete venire voi, manca a mandare un monoscopio. E ci ha detto proprio questo, dai, di la verità, dai. Non è esattamente così, no. Grazie al calcio Catania. Queste sono illazioni, e ne approfittiamo, mi sposto alla sinistra, poi andremo da Attilio Scuderi. Ma Attilio Scuderi, vabbè, vuol dire una sorta di bello del decadentismo, esatto, della catanese, quindi può essere, ormai lo conosciamo, ex dandy. Ex Dendi, perché dopo i 40 anni non si è più Dendi, no, si sa cosa. Matteo Pisseri, portiere del Catania, punto di forza della squadra rossazzurra. Buonasera a tutti. Buonasera Matteo. Gino, non mi toccare perché mi scozzolo, come si dice alle nostre parti. Adesso andremo subito a Matteo, perché Matteo mi interessa, è un fatto di cuore. Federica Zuccaro, come dire, è l'elemento della bellezza del programma, non me ne vogliano gli altri, me ne voglia Alberto De Luca. Sono la quota rosa, non solo per l'abbigliamento, ma sono l'unica donna della squadra di Piacere Calcio Catania, ed è un onore. Ce n'è un'altra? Chi avete sostituito? Stiamo dimenticando Natali che è qui con noi. C'è Natali La Rosa, certo, dicevo in onda, cerca di far quadrare i conti, no? Come lei è la nostra direttrice, quindi dirige i lavori dall'esterno, che poi è la cosa più difficile, e lei ce la fa, avrà chiesto sicuramente un aumento. Secondo me è difficile, secondo me è difficile andare d'accordo, secondo me, con Angelo Scaltriti, perché il serial killer dei rompiscatole. Storicamente è così. Ha detto Stampa del Calcio Catania. Angelo, buonasera a tutti, buonasera a te, e grazie, perché da allenatore mi hai riservato il ruolo migliore accanto a Federica. Grazie. Possiamo sempre cambiare. No, va bene così. Io sarei seduto volentieri accanto a Federica. No, qualcuno deve fare questo sport. Devi condurre le danze. Noi, da soli. La nostra è una specie di panchina di squadra. Attilio Scuderi. Attilio Scuderi è un direttore molto noto di Ultima TV, è molto noto tra i tifosi rossazzurri, perché realizza una serie di programmi, ne fa anche troppi, a mio avviso. Siamo d'accordo. Attilio, tra l'altro, coinvolto, no, anche in questo splendido calderone che ha inventato qualcuno. Cioè, partiamo da qui, Piacere Calcio Catania, da chi viene creato, no? Cioè, chi ha questa bella pensata? È un'idea di Vincenzo Lo Monaco, ed è la nostra, è una squadra assemblata davvero nel migliore dei modi, dallo stesso Vincenzo, con Natali che ci guida, Alberto che realizza la regia del nostro programma, i ragazzi che propongono delle inquadrature perfette, perché valorizzano ogni angolo, ogni dettaglio, che poi è spunto di curiosità, e poi ci siamo noi, e cerchiamo di fare del nostro meglio, con Gino che cerca di fare del suo peggio per allinearsi al nostro meglio. Partiamo da un presupposto. Gino tende verso la perfettibilità. Sì. Nel programma è perfetto, quindi è difficile trovare le minchiate di Gino. Esatto, è difficile perché, essendo abituati,
Senta, Pivaici, qual è quella vera, qual è quella inventata, quella qual è la... Però una piccola cosa, una piccola correzione, ma posso fare sta cottonata che c'è? Ma perché te la sei messa? Libero? No, ma secondo me ho visto il direttore, ho visto, ma adesso, perché va di moda, so, va di moda? Ma il direttore è fatto. Ma io sono fresco, ma anche mal di gola. Io me la do, faccio così. No, diciamo la verità, il format c'è stato, è stato... C'è stato imposto, no? Dico la verità, in un, abbiamo trovato in una cassonetta una differenziata. Va bene, andiamo avanti. Dei fogli di carta, c'erano degli appunti, sì. C'erano degli appunti e da lì noi abbiamo detto... Se ci fosse stato Luciano, perché no? Se ci fosse stato Luciano non si sarebbe espresso così il signor Astorino. Cosa avrebbe detto? No, ti avrebbe ripreso come al solito, come negli sketch più divertenti del, avrebbe ripreso. Del nostro programma. Secondo questa sera noi parliamo del dietro le quinte. Intanto lo facciamo fare a Matteo. Hai visto che c'è? Hai visto allora, che c'è? Allora, se dobbiamo parlare dietro le quinte, io ti devo dire, mi hanno completamente devastato una macchina, però va bene. Ma tu sei devastabile per un fatto di physique du nom, di identità. C'è qualcuno che deve essere devastato e quello è Attilio Scuderi. No, io volevo subito parlare con Matteo, ne approfitto, naturalmente chiedo l'avallo dell'addetto stampa del Catania perché una domanda gliela devo fare di calcio. Ma certo, logico. No? Ok, perché poi noi la estrapoliamo e ce la giochiamo per tutta la settimana. Siamo ad Ultima TV, siamo a casa nostra, quindi grazie, mi permetto di dire questo, no? Matteo, stiamo andando bene, no? Però si può andare meglio, no? Ovviamente i tifosi si chiedono il primo posto, si chiedono, tra un po' ci sarà il Lecce, c'è una squadra certamente valida. Che partita ci aspetta con la Casertana? Cioè, finiamo la stagione ufficiale regalando ai tifosi una bella soddisfazione? Sì, con la Casertana è la classica partita difficile, perché è una squadra che verrà qua al Massimino e si chiuderà e proverà a ripartire in contropiede. Noi dobbiamo sfruttare le nostre potenzialità, partire subito forte e vincere questa partita. È la classica partita da buccia di banana, diciamo, dove si rischia di scivolare. Noi dobbiamo evitare questa cosa e vincere. Okay. Io farei una pausa. È una partita da buccia di banana. No, io farei una pausa. Certo, assolutamente. Tu hai detto la partita contro la Casertana. Se tu avessi detto la partita contro Fondi, contro il Lecce, era la buccia di banana. No, la risposta è chissà. Ma che ti può dire il Dogoroso? Scusa, la classe è una partita di FI. Perché secondo me è la stessa cosa quando uno dice, ma il mister no, secondo te ti ha messo nel posto giusto? Ma se il mister mi vede così, no, secondo me loro hanno, non te lo dico. Secondo me loro hanno un bravo addetto stampa e li catechizza, cioè prima di entrare dice allora tu devi dire questo, risposta uno, andare oltre, perché poi c'è il direttore, si va a cascata, no, gerarchicamente. Ma no, invece ci teniamo a chiudere bene, anche perché dopo ci sarà qualche giorno di stop e fare le vacanze, diciamo, con un risultato non positivo non sarebbe bello, per cui... Perché fate le vacanze? Lo so, però è da... A parte che è imposto anche dall'AICI a fare una settimana di stop, poi comunque dal 14 luglio che abbiamo al massimo 2 giorni di stop, per cui un po' ci vuole, poi riprende il campionato il 20... Ricarichiamo le batterie, con dai. Lecce il 21, mi pare, per cui un po' ci vuole. Un po' ci vuole. Quindi questa cosa va accettata, no? Federica, parliamo invece di quello che sottolineava Gino, cioè le minchiate, no, che avete fatto nel l'ho sottolineato, l'ho sottolineato. Tu, io l'ho ripreso. Io l'ho sottolineato. Diciamo che ci siamo divertiti. Luigi, ci siamo divertiti e spero che questo venga fuori poi e che sia venuto fuori dopo la prima puntata di Piacere Calcio Catania, perché poi Matteo è stato al gioco, si è tolto i guanti da portiere e indossato quelli da cucina col sorriso sulle labbra, ed è quello il nostro compito, perché Piacere Calcio Catania è come se una persona si presentasse, quindi noi andiamo oltre il calciatore e cerchiamo di conoscere poi la persona, e Matteo l'abbiamo conosciuto perché ci ha parlato, insomma, della sua città, perché lui è nato a Parma, sì, se non sbaglio, quindi abbiamo parlato anche della cucina, di tante come cose, come si mangia bene a Parma, ma qui penso che si mangia altrettanto bene, Matteo. Sì, sì, si mangia molto bene anche qua. Gli errori ce ne sono stati, come in ogni programma televisivo. No, prima di vedere i cosiddetti scivoloni, no, del backstage, volevo chiedere ad Angelo, è da un po' che il Catania in questo momento sta dando, come dire, una linea nuova dal punto di vista della immagine, no? C'è un'operazione simpatia cominciata proprio con Ultima TV, no? Con lo speciale raduno, con i 2 giorni ai quali noi siamo stati insieme a voi protagonisti, no? del ritiro, no? Del Catania, sì, ed è sì, una linea nuova dal punto di vista della comunicazione.
Ma io non la ricordo storicamente. Ma Gigi, ti dico, è una cosa alla quale teniamo tantissimo, nel senso che il primo obiettivo dell'area comunicazione è quello di favorire sempre e comunque l'integrazione e di andare incontro alla nostra gente e al territorio e di contribuire a fare conoscere anche attraverso trasmissioni un po' più leggere, di approfondimento come questa, quella che è il vissuto dei nostri calciatori. Sono ragazzi, non bisogna mai dimenticarlo. Io credo che comunque il fattore umano abbia una valenza preponderante e in quanto tale però è opportuno che tutti siano messi nelle condizioni di cogliere le storie, i racconti di questi ragazzi, e così la società cerca di fare con tutta la sua attività, prospettarla al meglio anche nelle difficoltà. Fin dalle prime conferenze stampa dell'amministratore delegato Pietro Lo Monaco, dopo il suo ritorno è stato messo tutto a disposizione di tutti, è stata fatta una fotografia chiara, nitida di quella che era la situazione, in partenza con qualche difficoltà, è stato dato conto dei piccoli traguardi intermedi, piccoli grandi, traguardi intermedi raggiunti, e si è scelta la linea della trasparenza ed è apprezzata. Chiaro che poi tu mi insegni, nel mondo della comunicazione sportiva i risultati diventano sempre il miglior biglietto da visita. No, io ritengo che è difficile doverti insegnare qualcosa da parte mia. Ma dico, predispongono sempre l'interlocutore, sai, magari che ha più voglia di ascoltarti quando i risultati ti assistono. Altrimenti puoi ripetere le stesse cose più e più volte, però non hai quell'appeal che poi giustifica anche un contatto migliore. Perché alla fine, parliamoci chiaro, quello che conta è la palla in busta. Cioè non, e se tu la metti in busta più degli altri, no? Poi alla fine le cose vanno bene. Però la volontà di farci conoscere c'è e sempre di più. A proposito di busta, però, ti posso chiedere un attimo di fare una domanda diretta a Matteo? No? Certo. Matteo, abbiamo parlato di cucina, di busta. Ci spieghi cosa significa busta e latte quando lo dici ad un tuo compagno di squadra? Cosa vuol dire? Un insulto. A busta e latte. Busta e latte perché è nato l'anno scorso con Fornito che diceva tienu fisico era busta e latte, cioè nel senso che a busta e latte penso che sia fatta, solo lui lo sa. C'è una sagoma, è un parallelepipedo. Va interpretato, okay. Per cui diciamo che non è un complimento. Non, è un complimento. Dai. Non ha un fisico scolpito. Ora, in questo Dream Team di bella gente, Attilio Scuderi che c'entra? Busta e latte, è una busta e latte, è una busta e latte. Io sono una busta e latte, sono una busta e latte. Genuino. Va bene, quindi genuino. In questo caso lui è una busta e latte, sì, ci sta. Non lo puoi dire, Matteo, stai tranquillo. Tranquillo. Non mi permette. No, va bene, la tua diplomazia non è gradita, specie in questo momento. Andiamo a vedere allora questi, il backstage, no? Questo, d'altro non si chiama così, speciale backstage, le minchiate, come ha detto Gino Astorino. Ma non l'ho detto io! Lì nel mezzo, stavolta con Andrea Mazzarani, un grande protagonista della stagione rossa-azzurra, un calciatore che sta facendo sognare una città insieme ai suoi compagni, e scopriremo insieme il calciatore e l'uomo, Andrea Mazzarani. Chi sei, scusi? Ciao. Pure qua? Ciao, ma è lui? È Bat Bucolo. È Bat Bucolo. Anche è venuto qua. A trovarci. Ragazzi, mi raccomando. Questa è roba mia, eh? Casun. Bat Bucolo, ma scusami Mazza un attimo, ma come nasce questa storia di Bat Bucolo? No, sogno in silenzio stampa, io... Bravo, non si dice niente. Mi raccomando, ciao, Baruzzo. Ciao, ma io veramente Batman non mi ricordo che parlasse così. No, ragazzi. No, Batman parla un po' diversamente, però... Ma non mi sembra che abbia neanche il passo di Batman, però... Lì nel mezzo, stavolta con Andrea Mazzarani, grande protagonista della stagione rossa-azzurra. Ricky Preo. Che senso? Chi è? Scusa, puoi venire un attimo? Chi sei? Passa la palla. Passa. Vabbè, anche se vero o ciò. Passare il... No, lo zucchero veramente è mio. Però è uno che calcio fa e lo sa fare. Sì, calcio sì. Un attimino perché siamo in sintonia. È da tanti anni nel calcio. Devi tornare indietro. Sì, perché è siamo da tanti tutti anni. Penso che lì qui ti può. No. Ah sì, c'è lo stop, sì. Possiamo... Allora, adesso siamo, aspetta. Vai. Tanto poi la taglio. Sì, sì. Questo può stare un attimo qui, no? Sì. Questi sono i piedi di Angelo quando gioca a calcio comunque. Poi chissà cosa ne esce. Amici di Cotto e Calciato, adesso è il momento di un'altra ricetta importante. La dieta dell'atleta prevede questo piatto sempre e comunque, ogni giorno. È fondamentale, chef, sapevi? No. A base di zucca.
Giovanni, sapevi? Ma più che altro mi sembra i tuoi piedi quando giochi a calcio questi. Lascia perdere, lascia stare. È semplicissimo da preparare ed è molto gustoso e soprattutto fa bene. Soprattutto è un piatto che dona tanto. Quale sarebbe? Eccolo, è il sale in zucca. Ha fatto la battuta. Ah, cioè, meglio come ha detto Samba. Preparati perché oggi pomeriggio deve essere questo. Stai fermo, Fido, te lo dicevo, non stavo scherzando quello che fai. No, non devi mangiare, che poi la società non muore. Dai, basta. No, non ti muore. Dai, lascia stare. E vabbè. Si sente con le vocali proprio aperte. Ah. Vieni. Allora, ho visto che sei arrivato con un giubbottino di pelle, quindi ho seguito un po' la scia del tuo stile e ho preso qualcosa di un po' più aggressivo, che però secondo me fa al caso tuo. Ma a me dobbiamo rifarla perché è caduta la giacca. Non capivo, pensavo che... È caduta la giacca! Andiamo. Questo può andare... Aspetta, questo pezzo può andare nel backstage. Bellissimo, girato. Beh, faccio ginnastica nel frattempo. Daniel, nell'attesa mi alleno. Tu ti sei allenato oggi? Doppio allenamento? Uno solo? Ok. Ci siamo quasi. Aspetta, mi è caduto il microfono, lo posso rifare? Certo. Si sente con le vocali proprio aperte. Ah. Bentrovati cari amici di Cotto e Calciato. Vedete, insomma, che vengo dal fumo, no? È tutto un alone di mistero. Ah, vi facciamo, dai. Buongiorno cari amici. No, avevamo detto buongiorno, no, giuro che era l'ultima. Ma secondo me, non ve ne vogliate, molto più carine queste, no? Nel senso del programma, no? No, molto, sono molto più carine, naturali, dai, più spontanee. Il bello della, insomma, della registrazione. La colpa è sua, io lo so, perché lui no. Istituzionalizza. Cioè, non riesce a liberare la creatività di Alberto De Luca, diciamo. No. Ma Alberto De Luca è un genio, ricordate. No, per te, adesso noi ci andiamo, okay. Tu stai buono. Alberto De Luca è il, non lo so, è il nostro Picasso. Come lo possiamo definire? Gino, tu che ne pensi? No, perché se va avanti lui con queste cose non tediamo veramente. Dai, illumina. Ma perché avete messo le parti migliori del programma? E queste devono andare in onda, perché mi siamo loud. Luciano Messina lo saluti tu? O... Luciano Messina lo saluto io e purtroppo ho assaggiato il piatto che ha preparato il nostro portierone. È ancora al centro veleni. È ancora ma il barman che voleva, ma messo la cremina pure. Il barman che voleva da voi, il barista, no? Quello che no allora in quella perché si è scelta quella clip lì, perché Luciano doveva dire una battuta, è passato da lì un treno, come si dice in teatro, circa 3 secondi e mezzo, allora non ho trovato di meglio che cercare di fare un break dance. Ed era quello il motivo, però per il resto Luciano che cosa voleva? Figlio, doveva dare la battuta a Di Grazia, bravissimo tra le altre cose, molto molto. Attilio, Fornito prende davvero un controsenso? Sì, no, l'ha preso totalmente, abbiamo rischiato anche grosso, perché lui ha tirato dritto con la macchina, poi siamo riusciti a fermarlo, dovrebbe andare dritto sempre così anche a centrocampo, sempre verso la porta. No, questo è il nostro ospite, io gli ho chiesto, no? Gli ho detto sei contento, no? Sì, no, io sono dovuto di essere tornato, ragazzi. Volevo tornare qui. Cioè, comunque vedi, quando è fondamentale andare a scegliere prima gli uomini, io vedi, col direttore Lo Monaco sono sempre stato d'accordo su un concetto fondamentale. Tu col direttore dello Monaco non sei sempre stato d'accordo, cioè, se lo possiamo dire, non è vero, ma sono manco di canoni, devo dire la verità, non è così. Mi fate concludere? Ma che strega è? Non ti serve, portare l'acqua, vuole di caffè, portane caffè, parliamo seriamente, dai, forza. Zuccherato, che lo vuole Zuccherato? No, comunque abbiamo scoperto che le interviste di Attilio portano bene, perché Fornito ha fatto gol, pronti via, cioè quindi posso tornare? Sì. È una liberalità questa di Ultima TV, di Speciale Calcio Catania. No, chiaramente no, diciamo, il controsenso è vero, cioè lui lo imbocca. Sì. No, l'ha preso proprio diretto, infatti io mi sono dovuto bloccare, mi dispiace per Alberto che ha dovuto fare
gli straordinari con il montaggio, però, però Fornito è, come lo vedi, disincantato. Io vorrei dare, così, se mi permette, anche lui è un bravissimo ragazzo. Secondo me hanno creato un grandissimo gruppo, ti devo dire questo. Non faccio paragoni con il passato, però secondo me sono dei ragazzi molto ben quadrati. Ah, stai parlando di calcio? Sì, 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 sì. Io vorrei dare il numero del gruppo dell'attuale. Tu dell'altro. Della squadra di Speciale Calcio Cadente. Io vorrei dare il numero, se mi permettete, il numero della targa che è di Attilio, perché è andata contro senso dal momento in cui ti sei dichiarato e denunciato. Dai, che macchina è? Dai, forza, dai. Paga la contravvenzione. Li ha date a Vincenzo Lo Monaco. No, quello che noto, Federica, sì, è che sul serio vi state divertendo, cioè che è una cosa molto importante e traspare dal Il nostro compito è proprio quello, cioè, di... Cioè, ancora abbiamo cominciato, no? Abbiamo, sì, vabbè, però la prima puntata è già andata in onda e possiamo dire, da quello che poi si percepisce dai social, perché quello è un termometro importante al giorno d'oggi, perché sono i calciatori i primi a utilizzare questi canali per comunicare il programma. Pare che sia piaciuto, perché i calciatori vengono visti un po' nella loro quotidianità. Si parla di famiglia, si parla di fidanzate, sempre con le punte dei piedi, si parla di passioni, di hobby, perché poi è come se fossi in macchina con un amico piuttosto che a fare shopping con un'amica. Ma non a caso uno dei programmi sportivi più visti nella storia delle televisioni italiane è Mai Dire Gol. Ragazzi, noi ricordiamoci che la domenica sportiva, quando finisce la tua squadra del cuore e poi si mettono a parlare di altre squadre, se non ti interessa non la guardi. Quando poi tu vai troppo sul tecnico, ma perché quel fuorigioco millimetrico? C'è tua moglie, possibilmente tua moglie, che fa? Perché lui è il tecnico, è per questo che tu non vai d'accordo con Pietro Lo Monaco. Ma secondo me c'è un tempo per tutto, direttore, c'è un tempo per tutto, c'è il tempo dove devi parlare di calcio in maniera anche pesante, forse. No, no, ma grazie al cielo. Ma c'è un momento invece di, ma grazie al cielo, di questo format, è proprio quello, è il sorriso. Ma ti torno a dire, grazie al cielo, ci sono di queste coppie che... Nella vita, tu devi sapere una cosa, nella vita, se non ci fossero gli scassi, come si può fare a dire chi è bravo? Certo. Ci vogliono gli scassi, certo, per poter, ma è chiaro, dire, ma è chiaro, che quello è bravo. E allora ci vogliono quei problemi. No, in un mondo di ciechi che ha un occhio e un re da questo punto di vista, fai, tu sei un sovrano. No, invece sei, volevo dire, a proposito... A casa, sì. No, quasi. No. Però dato, sono tangibile. Però sì, mi ha dato dello scarso. No, lui, ma è un esempio. Ma non è vero, non è vero. Noi sottolineavamo un altro fatto. No, no, invece parliamo di Matteo. Anche perché Matteo è stato in cucina, abbiamo cucinato spaghetti ai ricci con una nuvola di mojito. Io ero preoccupata perché... voglio dire una cosa, le hanno preparate. Ma cos'è? No, no, adesso lo vedremo. Li hanno preparati nel momento in cui c'è il calo biologico, come si chiama? Il fermo biologico. Pigliano un controsenso. Hanno cucinato la pasta con i ricci quando c'era il fermo biologico. Alla playa, e poi i ricci alla playa. I ricci della playa. Sì, ma vabbè, quella era una battuta. No, i ricci alla playa. Ricci alla playa, come fanno? Salutiamo il nostro chef Salvo Baudo, invece, che ci ha insomma coordinato. Era una battuta, dai. Ha fatto la battuta. Però va bene, allora no, io posso dire una cosa, noi non soltanto ci divertiamo, ma anche ci immedesimiamo nei calciatori, perché vedi Attilio, no? Hai visto Attilio, no? La grande forza di Angelo Scaltini, secondo me, sta nel fatto di reggere l'urto dei calciatori da sempre. Se facciamo Attilio, che ha seguito l'esempio di Lodi. Se facciamo Ciccioloni, guarda, vedi? Lui in onore di Lodi. Ma siamo, siamo una squadra per la squadra. Ma le ragioni per cui lui ha il braccio così e sono di natura diversa. Tocca anche la spalla, allora. Io tocco alto. Tocco alto. No, in che senso? Credo siano ragioni sportive ugualmente. Comunque, sì, 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 sì. È medesimato fino in fondo. Invece, vediamo i ricci della playa cucinati da Matteo Pisseri, linea alla regia. La nostra rubrica di cucina inizia con un ospite d'eccezione, rigorosamente rosso-azzurro. Buongiorno al portiere Matteo Pisseri. Buongiorno. Benvenuto e benvenuto allo chef Salvo Baudo, che oggi ci ospita nella sua splendida cucina. Buongiorno, ben arrivati. Ciao Matteo, ben arrivato Federica, buongiorno. Matteo, con i guanti da calcio te la cavi benissimo, con i guanti da cucina invece? Un po' meno, però vediamo oggi. Vediamo se lo chef ci insegna un piatto particolare. Cosa cuciniamo? Allora, oggi cuciniamo uno spaghetto mancini, e tu sai che il mancino... Sì, tra destro e mancino. Il mancino conosci un po'. Esatto. Faremo uno spaghetto mancini ai ricci di mare con una nuvola di mojito. I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and
mojito, ma non è alcolico. È alcolico? Beh, oggi faremo una strappa alla regola, quindi... Ma Matteo si deve allenare, quindi poco? Poco. Una nuvoletta di mojito. Ma come ti sei vestito, Matteo? Matteo, ti manca qualcosa? Non hai portato neanche il grembiule. Ti do... Eccezionalmente ti do il mio, che sono molto geloso del mio grembiule. Però per quest'ospite... Faremo una strappa alla regola, to. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. Ma cosa mangiano i calciatori quando, insomma, durante il campionato? Mangiate, vi mantenete leggeri? Sì, dai, abbastanza. Cerchiamo di stare leggeri per non pesantirvi per troppo durante l'allenamento. Sì, soprattutto primamente, poi magari a cena si può, si può esagerare, si può usare. Ok, ok. Quindi dicevamo spaghetto e ricci con nuvolo di mojito. Just another lemon tree. Turning my head up and down, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Cominciamo, chef. Ok, bene. Allora, questa è la... Iniziamo con questa bella padella, un olio d'aglio concentrato, aglio di Nubia, che fa parte del presidio Slow Food, e... Un po' d'olio. Un olio extravergine d'oliva e un particella 34, una tonda eblea. Rigorosamente siciliano, rigorosamente tutto siculo. Cultore della cucina siciliana. Matteo è nato a Parma e Parma è... Insomma, una capitale per la buona cucina, per la buona tavola. Qual è il piatto, Matteo, qual è il piatto, diciamo, tradizionale? Ma oltre ai salumi e formaggi, anche i tortellini d'erbetta, sono il piatto tipico di Parma. Ecco, tortellini. Quindi facciamo un po' soffriggere. Facciamo un po' l'aglio. Facciamo spadellare Matteo. Allora Matteo, vai, se no si brucia. Vieni, avvicinati, guarda. Come va? Insomma. Dai Matteo, dai. Avvicinati. Questo. Mettiamolo sul cuoco, un po' di brodo. Un po' di brodo di pesce concentrato. E spadelliamo di nuovo? Una presina di sale. E poi i nostri ricci. Spaghetti ricci della playa di Catania. E vi assicuro, cari telespettatori, che il profumo è ottimo. Guardate che meraviglia. Devo girare un po'. Allora, adesso tu devi schiacciare il riccio. Poi vedo che sto mescolando molto bene. Certo. Matteo, tu sai come si fa la nuvola di mojito? No. Allora, si fa un mojito. Sì. Mojito classico. Un mojito classico, poi viene filtrato, poi attraverso un emulsionante naturale, si chiama sucro, inglobando aria all'interno di questo mojito, lui fa questa sfuma che è come il detersivo dei piatti che fa la mamma a casa. E che colore è? Bianco. Che dà questo contrasto tra il dolce del riccio, lo stucchio del riccio e la tendenza aromatica del mojito, perché abbiamo una parte di rum, una parte di lime. Quindi c'è l'acidità e freschezza. È molto buono, ovviamente. È buonissimo. Okay. Ti piace il mojito? Il mojito sì. E gli spaghetti stanno. Come si gira la pasta? E come si fa qua? C'è il forchettone. Vai e gira. In senso circolare. Meglio i guanti da calcio, vero Matteo? Assolutamente sì. Alzalo, vediamo com'è la cottura. Secondo me vanno bene, no? 2 minutini e siamo pronti. Si fa così, si fa, non così, chef. Guarda. Guarda come si fa. Ok, ci siamo qua. Vai, dai l'ultimo colpo. Ti ha preso gusto, Matteo, per rimanere in tema? Matteo, non mi sporcare la cucina. Ho visto un po' di brodino che volava. Certo, ha sporcato il grembiule, va bene. Mannaggia. Certo, impiatto io o impiatto io? No, impiatto io, che tu non sei capace. Non rubare il ruolo, Matteo, ci hai preso gusto.
perfetto. Spaghetto Mancini e Ricci di Mare con nuvola di mojito. Matteo, non è finita qui, non l'hai passata liscia, perché adesso il turbante lo devi fare tu e lo devi fare bene come lo chef. Allora, no, non sarà facile, però ci proviamo. Mamma mia, che spettacolo! Quasi quasi mi do la schiena. Sembra una punizione di Ciccio Lodi. Ok. Aspetta, chef, ci metto un altro po' di cremina, no? Ci ha preso questo un gusto, Matteo. Chef, come se la sta cavando, Matteo? Siamo bene, ha sporcato un po' il piatto. Questo non dovrebbe succedere in cucina. Assolutamente no, è proibito. Vabbè, dopo lo puliamo, dai. La nuvola di mojito. Casca sempre in piedi, Matteo. Un pizzico di peperoncino, no, chef? Assolutamente no, assolutamente. Non siamo calabresi. Scusa, scusa. Non siamo calabresi. No, ma giusto per dargli un po' di colore rosso alla nuvola. Matteo, no. tu pensa al rosso azzurro. Tu pensa al rosso azzurro. Hai ragione. Allora, chef, promosso, bocciato, promosso, Matteo Pizzeri. No, promosso, non a pieni voti. Quindi, otto, diamo un 8. Ma più della sufficienza. Diamo un 8, adesso lo assaggiamo e ci beviamo questo buon vino, questo Quantico, è un bianco dell'Etna, meraviglioso, un 2014, ci facciamo un una goccino. Bella chicchiera, un goccino, fermo. Un vino fermo, questo è un vino fermo, un vino fermo. Buon appetito e cin cin a tutti. Ciao. Ciao. Grazie naturalmente alla partecipazione dello chef Salvo Baldo. Lo salutiamo, no? Chef Salvo Baldo. Federica e Matteo, dice sì, nuvola di mojito. Nuvoletta, perché lui aveva l'allenamento dopo, quindi ero preoccupata per la dose del mojito, che come sappiamo è alcolico, quindi insomma abbiamo assaggiato lo spaghetto senza la nuvoletta, Matteo. Poi voglio sapere se l'hai provata a casa questa ricetta, magari in compagnia, in dolce compagnia. Sì, non c'è dubbio. Non l'hai provata. Non l'ho riproposto. Tu non sai dire le bugie, vero? No, lui è sincero. Sì, sì, sì. L'ho rifatta, è andata no, bene. No, ma non splendida. Non l'ho fatta. La mia fidanzata ha fatto 200 nuvolette di mojito. No, non l'ho rifatta, però mi piacerebbe rifarla, riprovare. Perché secondo me può essere un piatto buono, ecco, anche se non è il mio piatto preferito, diciamo, però... Vabbè, tu l'hai assaggiato. Sì, sì, l'ho assaggiato, anche se sarà raffreddato un po', però era... Anche perché l'appetito viene cucinando, parliamoci chiaro, stare lì è pesante, cioè veniva voglia proprio di mangiare, vero, Matteo? Ma avete previsto una puntata nella quale ci sarà Gino Astorino in cucina oppure è da escludere? Sì, dai, Gino. Sì. Sì, è stato previsto, però devono arrivare ora tutti i tir con gli alimenti, perché farò qualcosa di carino, di simpatico, preparerò una faraona al cioccolato. Ma che ci azzecca la faraona al cioccolato a Catania? Come chi ci azzecca? Tu sei un uomo da falso magro, broccolo affogato. Comunque possibilmente se vogliamo. Broccolo affogato. Durante il servizio io ho preso appunti perché ho visto che Gino ha qualcosa da commentare a proposito della partecipazione dello chef. A proposito di chef Baudo e anche a proposito del grembiule che indossava Matteo. Gino. Sì, è arrivata una telefonata da parte dei NAS dicendo il grembiule in quel ristorante è scaduto, perché è dal 2016 e non c'è messo così come con cannavacciuolo, bisognava mettere che era surgelato quel grembiule e in più vorrei dire a Baudo, bravissimo, diciamo, va bene nella preparazione dei piatti, ma nella presentazione a Baudo. Come presente piattino, però signore che voi però c'erano Federica e Matteo che hanno compensato, perché Matteo si vedeva che era perso letteralmente, cioè tu oltre a stare tra i pali, no? Non è proprio cosa tua quella della cucina. No, c'è per Federica. No. Matteo rispondo io al posto tuo, però vai. Si sta organizzando perché tra i pali e l'allenamento c'è un barbecue e c'è così, no ma sai poi si è sciolto alla fine, vedi, faceva il turbante come diceva lo chef, caldo, Federica, c'era caldo. Ha messo la cremina poi alla fine. Poi si è divertito, abbiamo fatto tutti la pulizia del viso se si rivede un attimo, perché Angelo, vogliamo ricordare quando tornerà in onda? Torneremo in onda l'11 gennaio, serveremo una settimana di sosta anche noi come il campionato e ripartiremo più forti di prima, semmai forti siamo stati, l'11 gennaio, sempre su Ultima TV alle 21:30.
No, questo naturalmente, no, noi siete già forti di vostro, cioè è chiaro che non si può che crescere, no, da questo punto di vista, e non si può che fare più minchiate, perché io direi, cioè, se siete d'accordo, facciamone di più, di, cioè, no? Portiamo anche Luciano Messina, no, facciamo speciale backstage più volte, se poi alla fine secondo te risulta essere la trasmissione. No, ragazzi, lo dobbiamo smettere di essere bravi, ora finemola, perché mettiamo in seria difficoltà tutti gli altri. Non è corretto, ragazzi, non è corretto. Chiesto sì, i fisteri che diciamo sono quelle le fessere che abbiamo fatto, ma stiamo scherzando, le vogliamo fare quelle serie? Ma glielo vuoi dire a Natalie, che poi si lamenta, poi rompe, telefona, ma hai fatto ma questo? Secondo me, se si lamenta con te, ha tutti i diritti. Bravo. Andiamo a vedere. Ma io sono la cavia. Ah, ma una cosa, ma c'è la possibilità a gennaio di esploderci nel mercato? Il calciomercato? Abbiamo già posto il veto su Scudelli, no. Mi dispiace Storino. C'ho un triennale. Angelo, tu ti assumi la responsabilità. Anche perché non l'ho chiesto, grandissimo. Angelo, tu ti assumi la responsabilità di quello che dici, naturalmente. Chiaro, no? Chiaramente poi ne risponderai al direttore, non sono dubbi. No, invece andiamo a vedere un altro passaggio divertente, realizzato però con il telefonino. Questo è lo spirito di carattere proprio guerrigliero, garibaldino della partita, quello che è la grinta, ci manca la grinta, ci manca. È pulita. Sì. Io la metterei in spostare il tavolo un pochettino più, se no un po' sacrificati dei lati. Andate, intanto fatevi sta camminata. Eccolo, è il sale in zucca. Fatta la battuta. Vi presento le cazzonerie di questa redazione. Non vorrei che te ne fai. Si vede che ci è abituato con le telecamere. Allora, avanti, cazzo, soltanto una raccomandazione. Vedete questa cappa che vi fa una linea d'ombra, quindi più attaccati possibili al cornetto. Backstage, piacere, calcio Catania, rubrica cucina. Matteo Pisseri. Il nostro regista Alberto De Luca, che dà le indicazioni. Salvo Babbo, chef del cook. Qui è molto più semplice di quanto possa sembrare, perché la portiere era molto spedita poi alla fine. Federica Zucchero, conduttore. Il portiere, esatto. Il poverino si vergognava, era bellissimo. No, quando è stato? Prima che venga a sera? A lungo, gli avevo registrato. Postazione di lavoro. A dopo. Grazie ragazzi. Grazie a te. Ciao. Si va in scena, si registra. Chiariamo subito che sale in zucca non si può sentire. Vabbè, dai. Angelo, non me ne volere. Magari diciamo questa sera forse la cena non ci sarò perché sono stato depennato. Un po' datata effettivamente questa. No, però il giudizio tecnico di Gino mi interessa. Beh, quando si parla di una zucca, come si dice, è come il proverbio. Fallo come vuoi, sempre cucuzza. Sempre no, secondo me era la minchiata meno minchiata poi alla fine. No? Però Angelo è così, tra l'altro Angelo sta facendo una sorta di biografia dei giocatori, no? Hai cominciato raccontando la storia di Ciccio Lodi,
Nelle prossime puntate scopriremo Ramzi Aia, Saro Bucolo, abbiamo visto qualcosa, Andrea Mazzarani, proprio perché l'intento è quello, no? Di lasciare emergere poi la loro storia personale. E ci sono dei tratti che sono davvero molto interessanti e che poi aiutano a capire anche il modo di stare in campo di questi ragazzi, perché è sempre la proiezione di quello che si vive interiormente. Uno dei cori ai quali i tifosi del Catania sono maggiormente affezionati pone in evidenza il fattore maglia, l'amore per la maglia, e non dobbiamo probabilmente mai dimenticare che la maglia è indossata da un uomo, e quindi in qualche modo io amo dire che il sudore di un uomo è diverso da quello dell'altro. E c'è tanto in termini di storia personale da raccontare, da approfondire, e conoscere aiuta anche a giudicare meglio. Diceva benissimo Attilio poc'anzi, ci vuole l'uno e l'altro, ci vuole una conoscenza tecnica, un approfondimento tecnico che è legato anche al fatto che vediamo tante partite. Certamente noi giornalisti non saremo mai tecnici, Angelo, però avendo visto tante partite, quello che dice Attilio comunque rimane privo di fondamento per definizione. No, invece deviamo un secondo ad aspettare, sì, backstage. E faccio una domanda da giornalista, no? Sì. Ma anche da tifoso. Sì. Tu hai una lunga storia proprio fatta di cognizione, di conoscenza, di rose diverse. Tra l'altro sei passato agli argentini, no? Quindi tutto un altro mondo sotto mille aspetti. Che rosa è questa? Per me è sempre antipatico. Non entra dal punto di vista tecnico? Che no, certamente non entro nell'aspetto tecnico, perché per fortuna del Catania non mi compete. Dico, è sempre antipatico fare dei paragoni, no? Io una domanda borderline te la devo fare, se no... Ti dico, con gli argentini magari c'era quella forma di divertimento che nasceva anche dal reciproco prendersi in giro iniziale, poi è diventato affetto. Ad esempio mi ricordo che con Gonzalo Berchessio, con Mattia Silvestre, inizialmente c'era questo rapporto di forte diffidenza, Pablo Alvarez pure, forte diffidenza verso tutto e verso tutti. Nelle prime battute, dopo l'ambientamento, si sono innamorati di Catania al punto che ancora oggi tengono vivi tutti i rapporti che hanno lasciato la nostra città. Con loro è qualcosa di più immediato, e ti dirò che la categoria probabilmente aiuta in qualche modo, nel senso che è una categoria più difficile, con meno lustrini, si mangia pane duro, e intorno ad una tavola con il pane duro ci si trova con uno spirito diverso, migliore, fin dalle primissime battute dell'esperienza. Poi, non perché davanti, ma Matteo ad esempio è un bravissimo ragazzo, e come lui tanti altri, no? Sono proprio predisposti a condividere, e questo rende tutto più facile. In più mettiamo anche una direzione ferma e sagace come quella del nostro direttore Lo Monaco e come quella di mister Lucarelli. È un Catania particolare questo, perché in questo Catania tutti si sentono davvero intimamente utili e in qualche modo perfino fondamentali, perché le cose possano andare in un certo modo, e questa è una grande bellezza. Però mi permetti di aggiungere una cosa sul concetto, no, secondo me splendido, anche di Angelo. Sì, gentile, non fa il guastatore. I contesti, Gino, sono anche un po' diversi, perché lì avevi in Serie A degli anche enfant prodigi, no? Perché noi avevamo tante plusvalenze, avevamo giocatori per molti sconosciuti che però si mettevano alla ribalta. Gomez, qui però qui hai oggi una consapevolezza Marcus diversa. Pizzeri, ora, non perché è qui, ma è il buffone della Serie C, perché è un portiere di grandissima valenza. Il Catania ha grandissimi giocatori per la categoria, aumenta un pochettino la responsabilità nel mangiare il pane duro. Mangi sempre pane duro, ma devi cercare di dargli un sapore diverso, perché sai che puoi produrre qualcosa di diverso in quella tavola. Grazie Attilio, tu non parlerai più, noi siamo alle battute finali della trasmissione, tu non saluterai, bene, perché l'hai già fatto. Gino, ho naturalmente il tuo avallo. Volevo chiedere invece a Matteo, prima di chiudere, poi facciamo i saluti. Matteo, che mister è Lucarelli? Ma che te può rispondere? Ma deve dire. No, domanda la devo fare. Sai, una cosa è chiude l'occhio e fa formazione. Che no, cosa lo deve dire, perché noi dobbiamo distruggere questa cosa. Perché è Ultima TV, le domande si fanno. Matteo, ti deve avvalere della facoltà di non rispondere. Rispondo in modo molto diplomatico. No, sicuramente un mister di grande carisma è quello che serve a questa squadra, perché comunque è una squadra molto forte, dove ci sono veramente 24 titolari, per cui riuscire a gestire bene il gruppo non era facile, e il mister lo sta facendo benissimo, per cui è più importante, penso, l'aspetto psicologico piuttosto che quello tattico.
per cui il mister sta riuscendo a fare l'uno e l'altro molto bene, stiamo facendo un campionato ottimo, c'è il Lecce che corre tanto, ma noi siamo lì e poi si deciderà alla fine, per cui veramente... Angelo è politicamente corretto, ma sì, a un certo punto, d'altro lato stiamo facendo un buon campionato, quindi certo, non potresti dire... Sì, vabbè. Magari nel dietro le quinte poi ti chiedo delle cose e poi me le sparo in un altro momento. Facciamo un appello di Fossil Catania, il messaggio di auguri, no? Di buon anno, fallo intanto tu. Sì, auguro un buon Natale, anche se è già passato, comunque continuo questo Natale, continuo, deve continuare tutto l'anno, penso che ogni giorno deve essere Natale. È un fine anno. Tu vai in vacanza, no? Dove vai? Vado in vacanza? Sì. Beh, vado un po' a casa, siccome non torno a Parma da luglio, perché quando posso magari raggiungo la fidanzata, per cui faccio un po' a casa, un po' dalla fidanzata, e poi dopo torno qua, anche perché in una settimana non è che si possa fare... Quando riprendete ad allenarvi? Riprendiamo l'8. L'8 e ci abbiamo libero dal 31, perché giustamente giochiamo il 30 con la Casertana e non ci fanno partire subito per non diciamo rischiare di pensare al viaggio, cioè, della partita. Anche del risultato. No, però ormai tutti i biglietti sono prenotati dal 31. Questo non lo sai, cioè intanto portiamo a casa il risultato, poi si vede. No, ormai i biglietti sono fatti per il 31, non è che si parte prima. Per cui... Vabbè, io sto col direttore, qualsiasi cosa decide. No, ma è giusto, sono d'accordo anch'io su questa cosa. Federica, Angelo, Gino, l'ultima battuta la destiniamo a Gino, no? Certo. Per chiudere il speciale backstage. Attilio non può più parlare. No, io fido. Federica. Tanti auguri di un sereno Natale, abbiamo detto è già trascorso, ma sono giorni di festa, buon anno a tutti i tifosi, a tutti i non tifosi, a tutti i telespettatori e a tutti coloro che avranno il piacere di seguire Piacere Calcio Catania, perché è una scommessa che noi speriamo di vincere. Angelo. No, io mi auguro che sia un 2018 splendido per tutti i tifosi del Catania e anche per i catanesi che non sono tifosi, perché sono profondamente legato alla mia città, ci può stare che magari uno non maturi una grandissima passione per il calcio, e voglio pensare ad un anno splendido per tutti i catanesi e per la città di Catania, quindi aggiungo questo. E ringrazio Piacere Calcio Catania, qualcosa devi dire anche tu. Chiaramente, ringrazio tutti i telespettatori e non, nel senso che ci seguono in tantissimi anche attraverso le pagine social, e noi vogliamo ringraziare tutti, diceva bene Federica poc'anzi, abbiamo anche un termometro molto confortante di questo aspetto, grazie all'infaticabile lavoro che viene svolto dietro le quinte, quindi grazie a tutti, auguri e ci rivediamo l'11 gennaio. Attilio, sei stato graziato, hai 30-40 secondi. No, ma neanche, anche meno, il 2018 è un anno fortunato, il 18 è il mio numero, quindi... Ma un anno fortunato per chi? Ma per tutti, e glielo auguro a tutti. Te non più storaccio. Ma nel 2017. Ah, vero, hai ragione. Ma quando deve togliere? Nel 2018? Bravissimo. Brava, il 13 gennaio, quindi il 2018 è un grande anno. No, io me lo auguro che sia un grande anno per Ultima TV, senza dubbio, no? Perché siamo chiamati ad una serie di passaggi, ma abbiamo tutto il tempo, ve ne parleremo, dall'8 gennaio in poi, il 12 gennaio ci sono delle tappe, no? Partiremo con la formula dell'All News, e quindi e naturalmente io auguro grandi cose alla Catania, non fosse altro, perché sono tifoso, poi dopo si dice, noi giornalisti dicono una cosa bruttissima, ogni cattiva notizia è una buona notizia. Cioè, per me se perde il Catania comunque è una cattiva notizia, quello lo dico, cioè esprimo un pensiero personale. Gino, a te l'onore del guastatore, cosa farai tu? Io vi ringrazio, per il 2018? No, ma anche prima, anche fra una settimana. Anche fra una settimana, niente, cosa andrò a fare? Ora vai a lavare la macchina, perché è un cosa... No, non devo parlare di questo, non ho capito. No. Allora, io sono felice. Ma tu alle 10:30 di sera dove vai a lavare la macchina? Ci sono dei car wash notturni a Catania, non lo sappiamo. Vabbè, allora, va bene. No, invece sono felice di questa trasmissione per una cosa, semplicissima, perché il calcio ha bisogno che si ritorni nell'alveo del suo acronimo. Che cos'è l'acronimo? La FIGC significa Federazione Italiana Gioco Calcio. Io spero tanto che anche noi nel nostro infinito piccolo si possa tornare a parlare di questo sport pensando al gioco, alla modalità bella, alla modalità che ci faccia sorridere, che ci faccia divertire, perché solo con una risata possiamo riuscire a superare tutti i nostri problemi. E con questo picco di illuminazione culturale di Gino Astorina possiamo chiudere speciale backstage di Piacere Calcio Catania. Grazie Gino, grazie al Dream Team, grazie a voi. Naturalmente auguriamo uno splendido 2018 ai tifosi rossazzurri. A presto.